Allora, se continuiamo così, oggi partono le espulsioni dall'aula. Allora ragazzi, eccoci di nuovo! Eccoci di nuovo! Cosa volevi dire sommessamente? No, volevo semplicemente far notare che sono soltanto le 19:39 e nell'ordine abbiamo avuto alcune canzoni che si riferivano al titillare qualche cosa e al Big Bamboo. Poi è subentrato il signor Sgarbi che ha fatto una lectio magistralis sulla Fellazio. Sì. Ho intravisto entrare, falcare questa location, una prostituta che in genere si aggira nella salaria. È un mestiere nobile. Poi c'è un altro signore che si chiama Il Brasile, che è completamente tatuato e che, mi dicono, insomma, ha dei trascorsi non inerenti alla legalità, ma ne parleremo. Vabbè, che c'è? La cosa che sono terrorizzato di cosa può accadere oltre tutto questo? Che cosa può succedere? Può accadere che presentiamo questo? Una signora gentile che ci mostrerà però sì, una delle sue bellezze, cioè dire i suoi piedi. Come? Sara Manfù. Allora ragazzi, grazie Sara, grazie. Allora, difficile dire, ragazzi, sì, la cosa fondamentale è questa. Però, diciamo cosa, di cosa si occupa. No, Sara Manfuso. Bravo, grazie Davide. No, allora, diglielo un po'. Di cosa, ah, ti dillo tu, di cosa ti occupi? Ma lo devo dire io perché tu non lo sai. Non mi ricordo verità, più. Non si ricorda io ti guardo niente. Solamente come aspetto fisico, non solo come aspetto fisico, anche per quello, cioè, che dici, naturalmente, ma soprattutto oggi mi sono concentrato sui tuoi piedi. Dunque, adesso non mi viene nemmeno in mente qual è la tua associazione, di che cosa ti occupi, di donne, immagino. Allora, è un'associazione che si occupa di donne, quindi in mezzo a voi che siete tutti uomini, insomma, capite bene. Ma appunto meglio parlare di donne in mezzo agli uominisensibilizziamo piuttosto... gli uomini, ecco, cominciamo da stasera sui piedi. Ma poniamoci il problema del perché sono tutti uomini, tutti maiali, però, allora ragazzi, fermi tutti, un po' di ordine. È difficile dire che cos'è un piede bello, si entra nel campo dei gusti personali, no? Cioè, alcuni criteri però si possono tranquillamente utilizzare, per carità, la lunghezza del piede, per esempio, il piede lungo di una donna, molto lungo di una donna, tendenzialmente non è un piede non va bene. Poi ci sono diverse tipologie, c'è il piede greco, come le olive che sono greche, no? Com'è la cosa, le olive sono greche. È vero, esiste il piede greco, in cui il secondo dito supera l'alluce. Poi c'è il piede egizio, il piede egizio, e secondo me lei vedendo noi prima... siamo italici, per il piede italico, c'è il piede sovranista, c'è il piede romano quadrato con le dita tozze, il piede celtico che è un po' articolato, un po' bruttino, poi naturalmente c'è l'alluce valgo e tutte queste cose. Allora, quindi Fratelli d'Italia difende il piede italico, dovrebbe in teoria di Fratelli d'Italia. Allora signora Sara, lei ha mostri un attimo, mi deve mostrare il suo piede, perché qui c'è un grande contest che inizia. Il piede più bello che c'è, il piede più bello. Ah, cioè, no, no, fermi. No, no, no. Qui piede non è facciala vedere, facciala, non è. Cioè, non è cosa, non è la Leotta a Napoli, vabbè, non è la Leotta al San Paolo. È meglio della Leotta, ma non è la Leotta al San Paolo. Ma che gli faccio vedere? Il no, piede. No, a me devi far vedere. A me. Devo far vedere anche a loro, okay. Io voglio vedere il suo piede. Oh. No, no, fermi. Non c'è nessuno. Che vedi come obbediscono, però è incredibile. Cioè, un momento di grande serietà. Puoi togliere anche queste. Io ti volevo far vedere anche la scarpa. Fammi vedere la scarpa. Io la scarpa non sono uno che si eccita. Allora, questa però è la radio, non la televisione. Quindi calma. Per chi è in macchina, stiamo togliendo la scarpa della signora Sara Manfuso. Da qua si vede, oltre la scarpa. Si ha un'altra visuale. Che no, non è vero. Metti qua. Allora, che meraviglia. Ma ragazzi, fermi un attimo. Mi sembra di poter dire. Il piede è bellissimo. Io però mi concentrerei sul libro di Mario Draghi. Aspetta. Ragazzi, posso arrivare a una conclusione di questa vicenda? Allora, la cosa è questa. La lunghezza è quanto hai? 41? Allora, sono alta 1,80 m, quindi ho un piede che è lungo un sacco. 41. Mi piacciono i piedi lunghi? Sì. Mi piacciono i piedi lunghi. Adesso non pensate a lei. I piedi lunghi, vi piacciono? Sì, no? Dite di sì. 41, sì. Vabbè, sì. 41. Mi sembra un piede abbastanza coerente, perché io guardo la coerenza. L'arco che va dall'alluce fino all'ultimo ben tipo proporzionato. Deve essere coerente e ben proporzionato. Effettivamente lo è. Coerente e ben proporzionato. Poi altre cose, non ci sono calli, non ci sono calli. C'è il segno della scarpa. Vabbè, quello è il segno della scarpa, perché voi portate sempre queste scarpe terrificanti. Io direi di dare un bel voto alla signora Sara Manfuso, che potrebbe essere anche 8 questo piede. Effettivamente 8. Grazie.
grazie. Allora, con questo smalto è un piede, posso dire che è un piede che appartiene alla seconda categoria, però, perché tra i piedi che ho detto c'è il piede egizio, sì, perché tu hai è sicuramente egizio, perché non ha no, perché la forma del piede dall'alluce è assolutamente corretta. Piede al Sisi lo chiamiamo piede al Sisi. Cosa, Manfuso, lei utilizza eroticamente il piede? Mubarak, bravo. Non si vergogni di essere di fronte a delle persone, cioè no, non lo uso direttamente, però ci sono stati diversi partner, diciamo, che lo hanno apprezzato, ecco, perché esatto, cioè, anche a distanza, vedi, tu l'hai toccato adesso per vedere, per controllare, misurare, eccetera, però c'è chi l'ha apprezzato anche guardandolo, perché ci sono uomini che chiedono le foto dei piedi. Che amano guardare i piedi. Si eccitano solo con i piedi o con le scarpe? Anche con le scarpe. Vabbè, ma il feticismo mica lo scopriamo più. Non lo stiamo scoprendo oggi. Ci sono degli uomini addirittura si dice che alcuni uomini si eccitano solamente con le scarpe, vedendo la donna con le scarpe o facendo l'amore scopando con una donna con le scarpe. Allora, ho utilizzato il linguaggio all'apparenza e poi il linguaggio alla cruciale. No, allora, a me questo non è successo, forse è successa una cosa peggiore, cioè che volevano le scarpe usate, cioè senza me, solo le scarpe mie. Però questi quelli della Lega, volevano le scarpe usate. Cioè le scarpe usate, gli hai mandato le scarpe usate? No, non gliele ho mandate, ma mi sono state chieste più volte. E invece, come fonte, l'ho capito, a lei per esempio, oggetto di desiderio. È capitato con il suo attuale fidanzato, che è un signore del PD, per esempio, di fare del sesso utilizzando il piede oppure no? David, ci sei tu? C'è gente specializzata in calciatori, lei è specializzata in deputati del Partito Democratico della sinistra. Gli ultimi due fidanzati, ma non è un delitto. Gli ultimi suoi due fidanzati. No, io non entro, come sai, non entro mai. Ti difendo io, Sara. Però la domanda è: io l'ho detto più volte, seriamente, io non potrei mai stare con una donna di destra, l'ho detto tante volte, no? Allora ti voglio chiedere: tu invece staresti mai con, ti fidanzeresti mai con un uomo di destra? Guarda, ti devo dire la verità. Con un moderato, sì. Ma che moderato? Moderati, un cazzo! No, vabbè, è chiaro. Uno della Lega, con un deputato della Lega. Ti fidanzeresti con un deputato della Lega? No, vabbè, innanzitutto so benissimo nella mia relazione, però cioè, non hanno nulla che non va. Tu che ti fidanzeresti tranquillamente, non guardi tanto. Allora, no, ma da un punto di vista ideologico proprio, anche vabbè, di visione del mondo comune. Però, David, un Borghezio, per esempio. Un conto sono i dibattiti televisivi. Altra cosa, poi sai, l'amore, l'eros, ma condividerne la vita, il pensiero, la visione del mondo. Sì, tranquilla, se gli piace andrebbe tranquillamente con uno di destra, se è capita la cosa. Allora, hai mai fatto foot job? Se utilizzi il piede, No, cioè questa è nuova, cioè footing, sì, foot job. Hai fatto quei lavoretti col piede, te l'ho mai chiesto? Penso che sia una roba anche complicata, tra l'altro, tecnicamente. Tu sei esperto, quindi... Mi piace parecchio il piede, come è noto. Mangiare col piede. Ma no, ma ragazzi, dai, su, blow job, foot job, dai, su. Io sono indietro su questo. E ti hanno chiesto, per esempio, di succhiare il piede, di leccare il piede? No, cioè, io... Ma che fai questi piedi? Io a loro o loro a me? Tutte e due. No, loro a me, certo che sì. Ah, te l'hanno chiesto e lo fai anche nella relazione attuale, insomma. Cioè che, ma forza che vuoi sapere quello che succede ma sei proprio un curioso. Va bene, comunque, otto al piede, Sara, grazie, dai, Sara Manfuso, grazie. Grazie a voi. Chiedo scusa, un momento, pubblicità.